Prepariamo insieme una torta regina della colazione. Abbiamo bisogno di 3 uova, 50 g di burro, una bustina di lievito per dolci, 200 g di farina 00, 150 g di zucchero e 200 ml di latte intero. Prendiamo un contenitore e andiamo a montare le uova con lo zucchero. Prendiamo le nostre fruste elettriche e andiamo a renderle chiare e spumose. Ora possiamo aggiungere l'estratto di vaniglia, un pizzico di sale e la farina setacciata. Ora aggiungo anche il lievito. E l'impasto è pronto. E il latte e il burro? Il latte e il burro li andiamo a mettere all'interno di un bel tegame abbastanza capiente. Ora lo andiamo a scaldare a fuoco dolce senza farlo arrivare a bollore. Il latte e il burro hanno raggiunto la temperatura giusta. Ora riprendiamo l'impasto, ne preleviamo 2-3 cucchiaiate per volta. Questa è un'operazione che va fatta con cura perché, se ben eseguita, permetterà al dolce di essere soffice e leggero. Dovremo ottenere una bella pastella omogenea. Bello liscio, non ci sono grumi. Possiamo prendere una tortiera da 24 cm, la imburriamo e la infariniamo. Versiamo l'impasto e andiamo a metterla subito in forno. La nostra torta al latte caldo è pronta. Che morbidosa, guardate. Buon appetito!